Cavilla, Antonio Luciani, che ringrazio per la partecipazione. Alla mia sinistra c'è il dottor Elio, nostro direttore del Dipartimento, che segue con attenzione, dedizione e professionalità il settore cicloturismo. In questi anni la Regione ha messo in campo risorse, opportunità, progettazioni e programmazioni importanti che riguardano il ciclo, quello della Via Verde della Costa dei Trabocchi. Sono 41 chilometri che si aggiungeranno agli altri chilometri già realizzati, una serie di progettualità. Abbiamo anche appaltato lavori importanti che riguardano le piste a pettine verso l'interno, soprattutto lungo le Angole. Abbiamo accolto con piacere oggi la sollecitazione, la proposta del Touring Club, che tanti nel 2010, nel 2012 furono stimati con esattezza circa 44 miliardi di euro di Pescara, quindi i collegamenti con le Marche, con il Molise e con il Lazio. Con le Marche abbiamo già elaborato una progettualità e soprattutto cose importanti, fondamentali, che possono legare più regioni. Siamo orgogliosi di questa prima riunione tecnica delle regioni. Ma realizzate le infrastrutture, poi queste infrastrutture devono vivere, devono essere animate. E da questo punto di vista, manifestazione, un'iniziativa legata completamente al mondo della bici. Ma veniamo a sabato prossimo a Francavilla, in piazza Benedetto Croce, presente di essere insieme al sindaco qui con noi per così dire festeggiare anche questo avvenimento. Auguri. Grazie. Abbiamo organizzato questo touring, il volume è contenuto nel cosiddetto bagaglio di viaggio, che è il pacco che i soci ricevono, che contiene tutte le facilitazioni, gli sconti, le convenzioni che il touring offre ai suoi soci, un'agendina tascabile e poi un volume che cambia di anno in anno e che quest'anno è dedicato appunto alla bicicletta, per ribadire le origini del touring, che sono in bicicletta. Il touring nasce nel 1894 come, dopo 4 anni, perde la seconda C, perché giustamente i dirigenti si rendono conto che il turismo non può essere lì a disposizione, il treno, l'auto che cominciava ad avere una grande diffusione, poi l'aereo, le navi e così via. Quindi tale questo libro che io adesso brevemente vi faccio vedere attraverso delle slide nella sua articolazione. Innanzitutto il libro è appassionato della bicicletta. Queste le ho messe tutte quante insieme, queste sono le sue tavole bellissime che sono all'inizio di ogni capitolo. Pedalare in città, una breve carrellata dei contenuti di questo libro, vede un centro a Milano e poi si diffonde molto molto rapidamente in tutta Italia. Ma la bicicletta diventa uno strumento anche militare, subito la bicicletta viene individuata come uno strumento appunto dedicato a quella manifestazione che si svolge in Toscana e che ha ma anche per quello che ha fatto la nostra città in occasione della realizzazione di un importante tratto di pista ciclopedonale. Perché Francavilla? Perché è stata scelta di Pepe, ha citato un dato, 130 km di pista ciclabile, ebbene Francavilla si trova esattamente al 65esimo chilometro, noi siamo all'esatto centro di questa lunga ciclovia. Come ricordava l'assessore, importantissimi che sono stati fatti in questi anni sulla regione, delle cose di realizzazione del terreno. Questo è comunque una società, una start-up che noi abbiamo finanziato come Regione Abruzzo insieme alle altre 16 tutte sul cicloturismo e praticamente tutte quelle che funzionano molto e funzionano. Quindi sia perché benissimo dicevo al console appunto.